Linea del traguardo per il Ferrari Western Tour 2022. Presso il deserto di Tabernas, i tanti partecipanti hanno potuto ammirare la meravigliosa location di Fort Bravo, ideata e realizzata da Sergio Leone per girare tanti dei suoi famosi film. Nel tardo pomeriggio, la carovana si è trasferita verso il circuito di Almeria, dove i driver hanno potuto liberare i cavalli delle proprie Ferrari, girando in pista con diversi ospiti a bordo. Numerosissimo il pubblico presente sulle strade e all'interno dell'impianto motoristico andaluso, con la presenza del vice sindaco e assessore di Roquetas de Mar, Sanchez, entusiasta per il positivo riscontro sotto l'aspetto turistico e sotto l'aspetto sportivo. Insomma, una tre giorni che è riuscita a scaldare i cuori dei tanti amanti del cavallino, residenti fuori lo stivale, increduli e stupiti nel vedere quasi 50 vetture sfilare lungo le strade della provincia del sud della Spagna. Siamo con Rocío Sánchez, assessore del comune di Roqueta de Mar. Quanto ha bisogno la vostra provincia anche di una compartecipazione straniera, di un'altra nazione, di un altro paese che ovviamente viene ospitato alla grande, come avete dimostrato in questi giorni? Han sido dos años muy complicados. Dopo due anni di pandemia, perché appunto sia le persone del posto di Roquetta, di tutta la provincia, possono godere di questo spettacolo e chiaro partecipare anche economicamente allo sviluppo, alla ripresa dell'economia, ma non solo appunto gli abitanti della zona, ma i visitanti, tutti quelli che vengono qui in vacanza, e soprattutto l'augurio è che le persone che sono state qui in questi giorni dall'Italia, una volta scoperta la bellezza del territorio, possano tornare prossimamente in vacanza.